Effettivamente, quando ho iniziato a occuparmi dell'argomento del cibo nell'arte, ho pensato, le nature morte, no? Forse è la prima cosa che pensa ognuno di noi quando si pensa al cibo nell'arte. In realtà l'argomento è molto molto più vasto e già a partire dall'antichità ci sono state molte altre maniere di dipanare questo tema quotidiano che riguarda la nostra vita e che quindi logicamente viene trasferito anche nell'arte. Tante volte si pensa all'arte è una cosa diversa dalla vita, cioè la vita normale, no? Ci sono gli uomini, le persone normali e poi ci sono gli artisti che si occupano di tutte altre cose rispetto alla vita. Invece non è vero niente, perché gli artisti sono anche loro persone in carne e ossa, sono esseri umani con un'anima, un corpo, con del gusto, no? Con dei sensi, eccetera. Solo che loro tante volte vedono delle cose diverse da noi e ce le mostrano, e questo è il valore aggiunto, insomma, dell'arte. Esistono quindi altri generi all'interno dell'arte che pure hanno nel corso del tempo affrontato il tema quindi del cibo e possono essere, per esempio, a parte le nature morte, che non ci sono state sempre nell'arte, cioè diciamo un inizio e c'è anche quasi una fine, si può dire, ci sono per esempio i ritratti. Nei ritratti può ricorrere una persona che tiene in mano un frutto o qualsiasi altra cosa. Ci possono essere scene sacre, in cui, per esempio, come in una famosa sacra conversazione di Piero della Francesca, c'è un uovo appeso in mezzo a questo altare, vero? E che cosa significa? Ne possiamo parlare dopo se volete. Poi ci sono immagini allegoriche, allegorie, sia in pittura che in scultura. La stessa cosa riguarda anche naturalmente ritratti e scene sacre, possono essere svolti sia in pittura che in scultura. In queste allegorie pure ci sono tante volte dei trionfi, no? Di frutta, verdura, delle ghirlande o delle corone, le cornucopie, quale allegoria, no? Migliore di quella, trasudanti, quindi insomma piene di cibo di tutte le sorte. Poi ci sono per esempio le scene di genere, no? Che ritraggono scene della vita quotidiana, per esempio in un interno, però può essere anche in un mercato o cose di questo genere. Ci sono quindi delle figure, delle persone, alle volte ci sono anche degli animali, e poi ci sono dei cibi ritratti, specialmente le scene di mercato o di cucina. Quindi, come vedete, lo spettro in realtà già all'interno soltanto della pittura è abbastanza ampio per quello che riguarda il cibo nell'arte. Poi ci sono però altre discipline artistiche come la fotografia, che è abbastanza poco, diciamo, presente tante volte nell'immaginario collettivo, ma anche in fotografia ci si è occupati abbastanza di questo argomento qua, come di molti altri aspetti della vita. Poi, a partire dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono state una serie di nuove discipline artistiche inventate praticamente dalle post-avanguardie e altri movimenti seguiti quindi nei decenni scorsi. È stata inventata quella che ho chiamato anche nel testo di presentazione la heat art, che è un termine appunto che è stato coniato tra gli anni 60 e 70, che quindi ha non soltanto tematizzato il mangiare, ma anche ha utilizzato cibo come materia prima per fare arte, ovvero alimenti. Quindi cose così, oppure sono state fatte performance a partire dagli anni 70 specialmente, che anche hanno tematizzato e usato concretamente dei cibi, la video arte e le installazioni e una serie di altre discipline che continuano ancora oggi a tematizzare quindi il cibo. Questo caricare il cibo di aspetti simbolici è una cosa che c'è stata un po' sempre. Io all'inizio pensavo che fosse specialmente una caratteristica del Rinascimento, forse anche del Medioevo, e mi sono accorta che in realtà fin dall'antichità c'è stato questo attribuire a particolari cibi, come a qualsiasi altro oggetto in realtà, dei significati simbolici. E ancora oggi il cibo che non, diciamo, riveste più gli aspetti che lo caratterizzavano nell'immaginario collettivo di tanti secoli fa, ancora oggi ci sono significati simbolici che il cibo praticamente rappresenta per noi. È un discorso, come vedete, abbastanza ampio e complesso e che continua nel tempo e che si evolve soprattutto, esattamente come l'umanità, come la cultura. La cultura del mangiare alla fine è anche una parte importante della cultura che tante volte viene un po' ignorata, snobbata, ma in realtà fa sempre parte, consapevolmente o no, di noi e del nostro quotidiano. E vi ringrazio intanto di essere venuti, di aver condiviso questo mio interesse per il cibo nell'arte. Spero che vi sia piaciuto e, come vi dico, rimango a disposizione. Grazie.